Renato De Paoli, Isole Sparse, Eder Production, 2 settembre 2010. Ciao a tutti. Stasera racconteremo con il calendario, anzi il lunario della Serenissima 2010, cosa è successo nella Repubblica Veneta nel settembre 1796. Scritto in questo apposito box qua sotto, mese per mese, da Renato De Paoli. Settembre 1796. L'8 settembre 1796, Wurmser rientrò da Bassan e dalla Brenta con 25.000 soldati verso Vicenza per portare aiuto a Mantova, che stava per scascare, circondata da Napoleone, il quale informò lui seccata sull'Adese vicino a Bolzano, Trento e Rovereto. Allora il vien de Olta per Levico, Caldonazzo e Vastagna, e il vien zo da Bassan dando dosso alle retrovie di Wurmser l'austriaco, che stava per portare aiuto in udito a Mantova, che l'era circondata. Sti passaggi di queste truppe era sul territorio neutrale della Repubblica Veneta. In pratica, la Repubblica Veneta aveva scelto la neutralità disarmata, la perfetta neutralità disarmata. E allora, se corre a Drio, i francesi e gli austriaci, e i veneti stavano a guardare presso poco. Ma vediamo cosa abbiamo scritto qua. L'11 di settembre, nelle isole sparte spampine intorno a Sparè, di battaglia tra austriaci e francesi. Lo conta anche in Terre Castelle Bruno Bresciani nel suo libro del 1933, stampato alle Arti Grafiche di Bergamo, poggiandosi a una incisione dell'epoca che rappresenta i schieramenti francesi e austriaci. Che sarebbe un po' questo che lì da un'altra parte. Situazione era questa. Questa l'era Mantova. Questa circondà. Da sta parte era i francesi che volevano andare avanti, magari Mantova da superare. E allora gli austriaci cercavano di portargli aiuto attraversando le cinque linee di difesa venete: Lincio, Tartaro, Tion, Tregnon, Menago, Adese. Io dovevo attraversare tutte le isole e arrivare a Mantova, ma non era mica facile perché era abbastanza acqua dappertutto ancora, forse. Andiamo avanti col calendario. L'11 settembre, abbiamo detto, allora, abbiamo questo racconto dei bresciani. Nei dintorni di Cadellago, una lapide che ricorda la battaglia. La villa Cadellago, Cadellago,
La GA alloggia anche il comando bonapartista e a volte anche il comando asburgico mentre andava avanti in re. Da dire una cosa che qua non è mia scritta, ma sembrava che in quei giorni Napoleone fosse sta bello tutto circondato e catturato, ma gli austriaci la lasciano andare, vuol dire chi tenia patto, come ancora. A settembre i zunghi quindi non erano ancora fatti, nelle isole sparse spampine nei palealberi del Tartaro, Menago, Ridenza e Lavegno, tanto che Napoleone, alla faccia della guerra lampo, la dovu scappare a Verona. Nei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 battaglie nelle isole sparse dal Mincio all'Adige, perché che continuamente sti tentativi di far arrivare rinforzi a Mantova dagli austriaci che gli ce l'aveva assare lì a Mantova, e dall'altra parte che i francesi che li disturba e cerca di rompere i convogli. Massena, che era francese, e il tacca nelle isole sparse intorno a Menago i carri diretti a sostegno di Mantova. Taglia in due tronchi il convoglio. Una parte del convoglio l'accelera e riesce a arrivare a Mantova, ma i venciapè a Roncoferraro e perde armi e bagagli. L'altra parte la rincula e la va de Olta verso Vicenza, da in dove venia. 12, 13, 14, 15, 16, 17 settembre 1796, Mantova e San Giorgio gli è sotto assedio, ma il tentativo di Napoleone e dei francesi di ciappare Mantova, la città, e aveva ciappato intorno, ma la città era ancora libera, ovvero era ancora in mano agli austriaci. Il secondo tentativo fallisce, dovrà passare tutto l'autunno e arrivare l'inverno. Questo le contà nel settembre 2010. Grazie a tutti, vi ricordo che ancora Zobia venerdì, sabato e domenica dovrei essere la festa dei Veneti e Cittadella, se capiamo tutti là. Ciao a tutti!